Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Simone, un 2-2 importante alla vigilia del stop natalizio, ma è stato mancato in questa occasione il sorpasso primato. Allora, è stata una partita molto aperta, secondo me, contro una squadra forte che secondo tempo ci ha messo parecchio in difficoltà e col palleggio hanno giocatori di qualità, però secondo me abbiamo risposto bene, abbiamo sofferto, quindi siamo contenti, andiamo avanti, la strada è giusta e battiamo ancora il ferro perché c'è ancora tanta strada da fare. Ecco, la vigilia di Natale ti ha sempre visto protagonista, te e Maso avete sempre deciso le ultime 5 partite prenatalizie del Belluno. Sì, fa piacere, però come ti ripeto prima, dobbiamo fare ancora tanta strada e dobbiamo essere umili, giocare con la stessa voglia e determinazione che abbiamo messo in questa prima parte di campionato. Ecco, 6 gol stagionali sono un buon bottino per il tuo curriculum annuale, soprattutto visto che ormai la trentina si avvicina. Ah, fa piacere quando si fa gol, quando portano le vittorie ancora di più, insomma, anche lì più avanti, dai, ormai sono andati, bisogna pensare ai prossimi. 8ª partita utile, 18 punti, vi aspettavate questo rendimento? Abbiamo acquistato consapevolezza ogni giorno che passava, abbiamo sempre lavorato bene, per questo bisogna dirlo, abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia di fare, di dimostrare, quindi avanti. Polisportivo che rimane imbattuto, non perdete dal 19 gennaio con il Delta 2-1, quindi è un buon appoggio per voi il campo amico. Sì, noi, ti ripeto, siamo contenti e non mi ricordavo di questa statistica, però insomma porta bene il polisportivo, quindi dai, coraggio che c'è tanta strada da fare, andiamo avanti. Davanti a una Luparense di qualità, gli assenti di Bertagno e Peddi nella rotazione si sono fatte sentire? Ma sai, avere Berta e Peggi è un aiuto in più, magari un po' di ossigeno, un po' di qualche cambio, e quindi però è una squadra che non ha mai trovato alibi, non trova mai scuse, non trova nulla, va avanti per la sua strada, e quindi questo è positivo. Ecco, tra i tanti numeri di giornata, i 303 minuti di imbattibilità di Dan, oggi purtroppo quel gol era anche evitabile, no? Ma non so, bisogna rivederlo, però sì, a volte possiamo anche concedere qualcosa, insomma, oggi abbiamo concesso 2 gol contro una squadra forte, siamo fatti rimontare, la nostra idea è di rivederla e migliorare e provare a fare ancora qualcosa in più. Un secondo tempo di sofferenza, però quelle 2 palle gol nel tempo di recupero sono state veramente grandi. Sì, sono state 2 belle palle gol, però l'hanno avuta anche loro secondo tempo, bisogna essere onesti, quindi dai, va bene così. Arriva la sosta, vediamo come nascerà questo 2021. Sì, adesso riposiamo, recuperiamo un po' di energie e niente, subito sul pezzo perché con la testa, perché manca sì 2 settimane che giochiamo il 6, quindi stacchiamo un po' la spina a livello magari fisico, recuperiamo un po', però con la testa siamo lì.